altri due centrali diffidati. E quindi per pararci un po', come si suol dire, secondo me potremmo anche pensare di tesserarlo, e poi se ci sarà bisogno abbiamo un uomo in più. I ragazzi che sono in questo momento in primavera, che stanno facendo tra l'altro benissimo, gli faccio i complimenti, stanno facendo molto molto bene in primavera, stanno crescendo, ma in quei ruoli secondo me fisicamente non sono ancora pronti. Magari sono anche più bravi dei nostri tatticamente, ma fisicamente non sono pronti. Insomma, un conto è giocare con la primavera, un conto è giocare con la prima squadra. Quindi questa è una valutazione mia che ritengo tale. Io vedo una squadra viva, vedo una squadra che gioca, continua a giocare, vedo una squadra che non è vero quello che si dice, che adesso ci studiano e trovano rimedi, perché questa squadra crea comunque sempre. Rispetto a un po' di tempo fa, magari ci servono 4 palle gol per farne uno, magari un po' di tempo fa ce ne capitavano in tutte le palle gol, magari erano un po' più concreti, ma è un momento così, è un momento che ci sta, un momento normale che passa per tutti. Siamo un po' meno attenti nella fase difensiva, per fase difensiva intendo errori individuali. I problemi ovviamente ci sono e vanno affrontati e vanno risolti lavorando sul campo. Le responsabilità sono tutte esclusivamente mie. Lasciate stare i ragazzi, lasciate stare i fisioterapisti, lasciate stare i preparatori, perché sono problemi che non esistono. La squadra sta bene e corre fino al 90esimo, lo dimostra ogni domenica. Qualcuno che ha detto che ha sentito che nello spogliatoio sarebbe stata una rissa fra me, Cocco e Mimusciai. Io non ho mai fatto a botte in vita mia con nessuno, figuriamoci se lo faccio con i miei giocatori, quindi ci mancherebbe. Il problema spogliatoio non esiste assolutamente, ma zero proprio. Mi sento di dire che Mazzotti è uno dei terzini sinistri più forti della Serie B in assoluto. Non stava bene, non era pronto, ha dovuto giocare a tutti i costi, non c'erano alternative, non c'erano sostituti. Si è messo a disposizione nonostante le sue condizioni non fossero precarie. E quindi è solo una nota di merito per il ragazzo, che comunque ci ha messo tutto.